Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Exigen Genetic SPA, ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'è Exigen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Exigen durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Exigen? Exigen ha un farmaco a base del principio attivo eximestane, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Genetic SPA. Exigen può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Exigen 25 mg 30 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Genetic SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A, principio attivo eximestane. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Exigen ha indicato nel trattamento adiuvante delle donne in postmenopausa con carcinoma mammario invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenici positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. Exigen ha indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, in donne in stato di postmenopausa naturale o indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo trattamento con terapia antiestrogenica. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori estrogenici negativi. Posologia: pazienti adulte e anziane. La dose raccomandata di Exigen è di una compressa rivestita con film, 25 mg, da assumere per via orale una volta al giorno, dopo un pasto. Nelle pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale, il trattamento con Exigen deve proseguire fino a completamento di una terapia ormonale adiuvante combinata sequenziale, tamoxifene seguito da Exigen, di 5 anni o di durata inferiore in caso di recidiva del tumore. In pazienti con carcinoma mammario in fase avanzata, il trattamento con Exigen deve proseguire fino a quando è evidente la progressione del tumore. Non sono richiesti aggiustamenti di dosaggio nei pazienti con insufficienza epatica o renale, vedere paragrafo 5.2. Bambini e adolescenti. L'uso nei bambini e negli adolescenti non è raccomandato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Premenopausa, gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Exigen non deve essere somministrato alle donne in stato endocrino di premenopausa. Pertanto, se ritenuto appropriato da un punto di vista clinico, lo stato di postmenopausa dovrà essere verificato dosando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi condotti in vitro hanno mostrato che il farmaco viene metabolizzato dal citocromo P450, CIP, 3 a 4 e dalle aldochetoreduttasi, vedere paragrafo 5.2, e non inibisce alcuno dei principali isoenzimi CIP. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Exigen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Exigen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non sono disponibili dati clinici su donne in stato di gravidanza esposte a eximestane. Studi sugli animali hanno dimostrato effetti tossici sulla riproduzione, vedere paragrafo 5.3. Il rischio potenziale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A seguito dell'uso del farmaco, sono stati segnalati casi di sonnolenza, astenia e capogiri. I pazienti devono essere informati che se insorgono tali effetti, le loro capacità fisiche e barra o mentali necessarie per la guida di autoveicoli o l'impiego di macchinari possono essere compromesse. Effetti indesiderati: eximestane è stato generalmente ben tollerato in tutti gli studi clinici condotti con eximestane somministrato a una dose standard di 25 mg/die e gli effetti indesiderati sono stati generalmente di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli studi clinici sono stati eseguiti con la somministrazione di ximestane fino alla dose di 800 mg come dose singola a volontari sani di sesso femminile e fino alla dose di 600 mg al giorno a donne in postmenopausa affette da carcinoma mammario in fase avanzata. Tali dosaggi sono stati ben tollerati. Non ha nota quale sia la dose singola di ximestane che potrebbe causare sintomi che mettono in pericolo la vita del paziente. Nei ratti e nei cani, la letalità è stata osservata dopo somministrazioni di dosi singole orali equivalenti rispettivamente a 2000 e 4000 volte la dose raccomandata nell'uomo, calcolata sulla base di mg/m2. Non esiste alcun antidoto specifico al sovradosaggio e il trattamento deve essere sintomatico. Sono indicate terapie generali di supporto, compreso il monitoraggio frequente dei segni vitali e la stretta osservazione della paziente. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antagonisti di ormoni e agenti connessi, inibitori di enzimi, ATC, L02DG06. Eximestane ha un inibitore steroideo irreversibile dell'aromatasi, correlato strutturalmente al substrato naturale androstenedione. Nelle donne in proprietà farmacocinetiche, assorbimento. A seguito della somministrazione orale di eximestane compresse, l'eximestane viene assorbito rapidamente. La frazione della dose assorbita attraverso il tratto gastrointestinale è elevata. La biodisponibilità assoluta nell'uomo è sconosciuta, dati preclinici di sicurezza. Studi tossicologici. I risultati degli studi di tossicità a dosi ripetute nei ratti e nei cani, quali gli effetti sugli organi della riproduzione ed annessi, erano in genere attribuibili all'attività, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, polisorbato 80, manditolo, ipromellosa 5CP, crospovidone, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato tipo A, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento. Titanio diossido, propilenglicole, ipromellosa 5CP. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Xigena a base di eximestane sono Arumasin, Axelta, eximestane DOC generici, eximestane EG, eximestane Milan Generics, eximestane Sandoz, eximestane Teva, eximestane Zentiva, Mestane, Mexabrest, Naxestan, Nibestan. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.